Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo taking release. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's G O L O.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La voce del pastore, in onda su parole di vita. La parola profetica, leggiamo insieme la parola profetica come una lampada che splende in questo mondo di tenebre. L'unica luce che splende è la parola di Dio. Quando dice profetica vuol dire che proferisce Parole che servono al momento e anche per il futuro. Leggiamolo insieme, in, primo, in Secondo Pietro, capitolo 1, verso 19. Dice così: Abbiamo pure la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione questo lo dice a noi questa mattina, essa è come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina, Cristo, sorga nei nostri cuori. La stella mattutina serviva come un'indicazione per i marinai che avevano trascorso la notte, nelle onde, nelle burrasche, nel buio. E quando la stella mattutina cominciava a sorgere, si vedeva una speranza nuova iniziava nella vita dei naviganti. Sta facendo il giorno, così è quando Cristo comincia a bussare. Alla porta del nostro cuore comincia un nuovo giorno, una nuova vita, una nuova speranza, perché senza Cristo, dice la scrittura, siamo senza Dio e senza speranza. È una vita monotona, senza una ragione, perché senza Cristo non sappiamo da dove veniamo come dobbiamo vivere e dove andiamo. Quando Cristo entra nella nostra vita abbiamo la risposta, le risposte e la risposta a tutte le nostre domande, perché se cominciamo da Lui, allora le risposte sono tutte risposte. La parola di Dio è profetica, cioè Preannunzia quel che accade. Dio ha un potere straordinario e Lui sa. E infatti in Isaia capitolo 46 verso 10 dice così: segnati quei versi che ti parlano, poi li vai a leggere. Mantieniti sempre con una Bibbia portata di mano, se non ce l'hai, chiedila, te la mandiamo. Ebbene, leggiamo questo verso. Isaia 46,10 dice così: io, dice il Signore, annuncio la fine sin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò ad effetto. Tutta la mia volontà. Annunzio la fine fin dal principio. Nel verso 11 dice: Io chiamo un uccello da oriente, bellissimo questo. Io chiamo da oriente un uccello da preda, da una terra lontana, l'uomo che effettua il mio disegno. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Che grande Dio abbiamo. Gloria sia resa a Dio. Una volta ascoltando un messaggio da una televisione americana. Un pastore che forse aveva predicato quella parola cinque o sei anni prima, non meno. Quando il Signore mi parlò, quella parola divenne la parola di quel momento per me. Avevo perso la struttura e io, senza nessuna possibilità di poterla riavere, Quel pastore dall'altra parte del globo si indirizzava proprio a me dicendo, tu non perderai la struttura. Quella parola arrivò così forte nella mia vita. Che mi ha dato tanto coraggio e tanta forza nel pensare che ciò che era impossibile quando ci pensavo, quella parola si ergeva sempre nel mio cuore perché era impossibile veramente, non avevo la possibilità. Ma quella parola si era attaccata sul mio essere e essa era sempre presente, come l'olio sempre a galla sull'acqua, nei miei pensieri, dentro di me. Gloria sia resa a Dio quanto è grande il nostro Dio. Rileggiamo questo verso 11 o leggiamoli tutti e due. Signore, aiutaci a comprendere che vuol dire la parola profetica, perché Dio sa tutto. Io annuncio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose che non ancora sono avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà. Chiamo da oriente un uccello da preda, da una terra lontana l'uomo che effettua il mio disegno. Sì, chiama un uccello e chiama anche un uomo. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Tu puoi essere lontano chissà dove, lontana chissà dove ti trovi, ma oggi è un appuntamento divino attraverso il messaggio che Dio ti vuole dare, perché Dio sapeva che ora, a quest'ora, in questo momento dove tu ti trovi, avevi bisogno di un messaggio che veniva da Lui perché Lui ti vuole parlare personalmente. A Dio sia la gloria perché Dio è Dio. Signore grazie. Formo i disegni e li eseguo. Quando leggiamo, ascoltiamo, meditiamo la sua parola, ci sono alcune parti che diventano vive al nostro cuore perché la parola di Dio è vivente. Viene fecondata nel nostro cuore dallo Spirito Santo, come il grano nel granaio. È vivente, diventa vivo quando trova un terreno e comincia subito a far venire fuori la vita che c'è dentro. A Dio sia la gloria. Così è la parola di Dio quando trova un cuore predisposto. Con quella intenzione di volere ascoltare per sentire Dio che parla. E Dio parla attraverso la Sua parola. La parola di Dio è vivente. In Ebrei capitolo 4, verso 12, dice proprio così. Dice: Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetra fino a dividere l'anima dallo spirito le giunture dalle midolla essa giudica i sentimenti e i pensieri del nostro cuore è vivente energizza porta energia nella nostra vita, nei nostri sentimenti, gloria al Signore, è abilitata dallo Spirito Santo e penetra e divide, separa i nostri pensieri, i nostri concetti naturali, falsi secondo noi, e mette quelli secondo Dio, le nostre vedute cominciamo a vedere come vede Dio, le nostre vedute e come vede Dio ci dà per dire gli occhiali di Dio. <ride> Con gli occhiali di Dio si vede diversamente. <ride> Qualche volta quando ci avviciniamo alla parola del Signore, togliamoci gli occhiali nostri della religione. Togliamoci gli occhiali nostri dei nostri pensieri, perché i pensieri di Dio sono più alti, hanno dei grandi progetti. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, sono alti, ci portano ad un livello superiore. Togliamoci i nostri occhiali ed ogni volta quando andiamo al Signore diciamo Signore diammi i tuoi occhiali. <ride> si vede diverso con gli occhiali di Dio. Quante volte ci sono incomprensioni nelle nostre case, nelle nostre famiglie, tra amici? Qualche volta facciamo bene a prestarci gli occhiali dell'altro, così vediamo anche come vede l'altro, e qualche volta poi ci accorgiamo che abbiamo torto, che i nostri occhiali sono un po' opachi, perciò non abbiamo visto bene. E con Dio succede sempre così. Signore, dacci i tuoi occhiali. In primo Samuele 16,7, un giorno il profeta Samuele era andato per ordine di Dio che doveva scegliere il re per Israele e lui guardava con i suoi occhiali. <ride> Dio disse, no Samuele, togliti gli occhiali perché io ti voglio dare i miei. Ascolta. Quando tu vai a Dio, quando vai alla parola del Signore, butta i tuoi occhiali e prenditi quelli di Dio, butta quelli della tua religione, prenditi quelli di Dio. Butta via tutte quelle formalità che ti mantengono intrappolato in regole e regolucce e di Signore, dammi gli occhiali tuoi, fammi vedere come vedi tu. Leggiamo questo verso, che è bella la parola del Signore, ci parla in un modo bellissimo. Ma il Signore disse a Samuele: Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti, il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo, l'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda il, al cuore. Gloria si resa a Dio. Che sorpresa per questo uomo di Dio. Eppure era un uomo già collaudato, era veramente un uomo di Dio. Eppure, perciò, noi non siamo mai collaudati abbastanza quando andiamo a Dio, abbiamo sempre bisogno. Quest'uomo, man mano, che vedeva passare, entrare i figli di Saul, i fratelli di Saul. Ognuno che arrivava con le spalle larghe, un bel giovane piazzato, oh questo che bello, veramente questo può essere lui, perché realmente ha proprio la faccia da re. E il Signore diceva: No, non è questo. E il Signore, aiutaci oggi. Allora entra il secondo, dice: Prego, vieni. Oh, questo veramente è meglio di quello di prima. Io sono anziano, mi medesimo in quell'anziano che aveva una certa età, dicevo, oh, ma questo veramente che fusto, <ride> questo proprio è un grande condottiero, c'è tutta la forma, veramente. Stava lì col corno in mano che doveva riversarglielo per ungerlo. E Dio dentro al cuore gli diceva: Oh, non è questo. Quelli che c'erano passarono tutti. E di ciò oh, che succede? Oggi mi sbaglio. Ma ISAI, ma questi sono tutti i figli che hai, perché Dio mi ha mandato qui, e io vedo che questi sono so buoni tutti e tre, tutti e quattro quelli che erano. La donna non era possibile perché c'era pure qualche figlia femmina, ma non è che hai qualche donato, sì ne ho un altro, però quello sta dietro le pecore. È... Noi ci possiamo sbagliare, ci siamo sbagliati tante volte, io se tu sapessi quante volte mi sono sbagliato, ma noi dobbiamo poi piano piano dagli errori ne, ne treiamo fuori. Le esperienze negative molte volte ci aiutano a migliorare. Non li buttiamo via le esperienze negative, ricordiamocele così non facciamo gli stessi errori. Ne faremo sempre, ti però almeno sono nuove. Noi vediamo la parte naturale, la sua parola porta quella spirituale. Era abituato a vedere la parte fisica di un re e non la parte spirituale. È lo spirito che ci vivifica, perciò noi dobbiamo cercare quello e poi ci accostiamo alla parola del Signore. Perciò ho detto sempre, sempre, io morirò qualche volta, non lo so quando. Tu ricordati sempre che se vuoi crescere spiritualmente, quando t'accosti alla parola, quando leggi, quando mediti, quando mantieni sempre la ricerca nel tuo cuore, il desiderio che lo Spirito Santo ti parli e ti parli attraverso la sua parola prima di tutto. Non fantasticare che ogni pensiero che ti viene per la testa, Dio mi dice, Dio qua, Dio là. Oggi questi abbondano, queste persone. Tutto ciò che gli passa per la testa, Dio mi ha detto e ho fatto questo, il Signore mi ha detto. Il Signore parla, ma attenzione, non come tutti dicono. Signore, aiutaci. Gesù dice in Giovanni capitolo 6 verso 33, 63, chiedo scusa, dice: E lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. La carne non giova, cioè Gesù stava dicendo. Se non mangiate il mio corpo e non bevete il mio sangue, non potete essere salvati. Ma qui sta dicendo qualcosa di molto più profondo. Sta dicendo che seppure mi mangiate e vi bevete il mio sangue, non salverete l'anima vostra. Perché quando io dico... Se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, e nel senso naturale per farvi comprendere quello spirituale È dietro le quinte Are you struggling to lose weight and keep it off? Tired of wasting time and money on starvation diets that lead to more frustration and stress? If there was a weight loss solution that could actually work for you, would you try it? Then head to Golo.com. I'm Steve. I lost 138 pounds in nine months on Golo. I'm Amber. I've lost 128 pounds with Golo taking release. If you're ready to take back control of your life, head to Golo.com now and see how Golo can work for you. That's G O L O.com. My sleep is way better. My inflammation has gone way down. Golo saved my life. I was way overweight. That's what sent me down the path. I wanted to make sure and live for my kid. I have literally tried everything. I was on the verge of getting gastric bypass surgery, and I saw the Golo commercial, and it was the last thing I tried because it worked. Join over 2 million people who have found a better way to lose weight with Golo. Your healthier and happier life begins at Golo.com. That's G O L O.com. Again, G O L O.com. quando prendiamo la santa cena quando prendiamo il pane quando prendiamo il vino non è il pane non è il vino è ciò che vuol dire ciò che c'è dietro la parte spirituale come il pane ci nutre il corpo vuole dire come il vino ci fa girare la testa e ci fa perdere il controllo e siamo sotto l'influenza dell'alcol, così quanto ci accostiamo allo, a Gesù per ricevere lo Spirito Santo e abbiamo comunione con Lui, Lui nutre la nostra anima e ci inebria della presenza dello Spirito Santo, come nel giorno della Pentecoste, che dicevano «Ma questi sono pieni di vino dolce». Gesù dice «Mangiate il mio pane» mangiate la mia carne ma non quella fisica perché non vi gioverebbe a nulla sarete solo dei cannibali ma non ha nulla a che fare la carne con lo spirito la carne non giova a nulla se mangerete il mio corpo e berreste se mangereste il mio corpo e berreste il mio sangue non salva la vostra anima è lo Spirito Santo che vi dà vita. Quando la mia parola è vivificata, unta, è quella che ti vivifica. Perciò dobbiamo cercare sempre la guida e la presenza dello Spirito Santo per comprendere la parola del Signore. La parola del Signore è profetica, abbiamo bisogno. Di intenderla spiritualmente perché c'è un abisso tra il naturale e lo spirituale. Mi viene in mente che un giorno dissero i discepoli: <ride> questi dicono che deve venire Giovanni Battista prima che viene il Messia, deve venire Elia prima che viene il messia <ride> Gesù dice no, ma è già venuto Elia. Oh, <ride> immaginati tu come è venuto Elia, non lo sappiamo. Gesù dice Giovanni Battista come Gesù, ma che dici? Giovanni Battista e Giovanni Battista, Elia e Elia. Ecco perché abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo, se no che capiamo? Pensa ad essere vicino a Gesù e non hai il desiderio di comprendere le cose spirituali. E Gesù dice, ecco arriva Elia, e si presenta Giovanni Battista. Tu che dici? Continui a seguire Gesù? No, perché dici ma questo... Io conosco Giovanni Battista, è venuto e Gesù ha detto che questo è Elia. Ma io conosco Elisabetta, la mamma, sono parenti pure, adesso è Elia, ma questo è Giovanni. Hai capito che non capisci? <ride> Sore, parliamoci chiaro, io penso che questo ci porta a riflettere, ciò oh, veramente allora qua è tutto da rifare. Gesù voleva dire, e ha detto proprio questo, che la figura di Elia con il modo che si vestiva e il messaggio potente da portare i cuori a Dio era lo stesso messaggio di Elia che diceva fino a quando zoppicherete e ora che addirizzate i vostri passi nella giusta direzione come dire voi siete stati 400 anni senza parola proveniente da Dio da Malachia Matteo 400 anni senza sentire un profeta che parlava da parte di Dio, questo popolo che era il popolo di Dio, pensa quante generazioni in 400 anni, se allora la vita era intorno ai 40 anni, 10 generazioni che non avevano sentito la guida di Dio. È arrivato Elia. E Giovanni Battista, che con lo stesso messaggio dice: Basta, <coughs> fate frutti degni del vostro ravvedimento, perché <coughs> la scura è alla radice se siete alberi che non portate frutto, venite tagliati. E la gente si ravvedeva. Come fece quando Elia disse cadde il fuoco dal cielo disse a quel popolo scegliete oggi chi volete servire, Giovanni Battista diceva proprio questo fate frutti degni e quando vedeva i farisei che andavano la setta religiosa diceva chi vi ha detto di venire, razza di vipere, cioè voi che avete una lingua piena di veleno che avvelenate dovunque arriva la vostra parola cominciate a cambiare. Ecco, e Gesù dice, ecco ti ho portato un piccolo esempio per dire che se tu non cerchi il, il Signore che ti parli quando leggi, come fai a sapere cose di questo genere? Perciò abbiamo bisogno sempre di dover dipendere nella nuova alleanza dal fondatore del nuovo patto Gesù Signore grazie la vostra anima è lo Spirito Santo che vi dà vita quando la mia parola è vivificata unta che ti vivifica perché dobbiamo sempre avvicinarci a Cristo quando leggiamo, quando meditiamo, meditiamo, te lo voglio ricordare, quando ascoltiamo la sua parola. Hai capito perché? Tu dici ma io leggo, faccio tutto? E eh, vabbè, leggi tu, non ti preoccupare. Ma non devo leggere la parola. Certo che la devi leggere e devi investigare le scritture. Ma esse ti portano a Cristo perché quelli del suo tempo, come molti di questo tempo, investigano le scritture e pensano di essere salvati attraverso una conoscenza arida, asciutta, secca, senza la presenza dello Spirito Santo. La parola di Dio è vivente ma ha bisogno di un cuore predisposto. Che lo Spirito Santo la deve fecondare. Se non cerchi lo Spirito Santo, è come mettere il grano nel granaio: c'è la vita dentro, ma il grano è morto. Li capisci bene queste cose, sorelle? Sono naturali, ma ti spiegano le cose spirituali. Perché dobbiamo sempre avvicinarci a Cristo. Se no, ognuno va per i fatti suoi, secondo lui, secondo lei. Lui è il punto di riferimento, esse sono quelle che testimoniano di me. Perciò quando noi andiamo alla parola, prima che cominciamo a leggere o a meditare, dobbiamo dire, Signore, sono qui, per piacere, fammi comprendere. Lui è il capo. È vivificata quando la parola è vivificata, ti vivifica, perché dobbiamo sempre avvicinarci a Cristo quando leggiamo, quando meditiamo, quando ascoltiamo. Io lo ripeto, perché se tu fai così, vedi un cambiamento nella tua vita. Se quando leggi, fai così, e se quando preghi, indirizzi la tua preghiera verso di Lui, vedi un cambiamento nella tua vita. Diversamente perdi il tempo. Dirai tante parole, parole vuote, imparate a memoria e non capisci più neppure che cosa dici. Ti stanchi e non senti mai la presenza dello Spirito Santo nella tua vita. Perché Cristo è il dispensatore, Lui è il donatore. Lui è l'elargitore di questa grazia e perciò se non vai a Lui. Lui dice in Giovanni capitolo 15 verso 5, lo voglio ripetere, lo dobbiamo imparare a memoria e lo dobbiamo ripetere perché senza di me non potete fare nulla nel regno dello Spirito. Noi facciamo, disfiamo, facciamo, lavoriamo, facciamo tutto, ma spiritualmente senza di Gesù. Noi non ci alziamo neppure di un millimetro. Tutta la vita. Il dispensatore è lui, l'elargitore è lui, il donatore è lui. Perciò il punto di riferimento che noi dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo avere è sempre Lui. È diventato tale per mezzo dell'opera compiuta sulla croce, in nostro favore, che lì abbiamo, per mezzo di Gesù Cristo, dalla comunione che abbiamo con Lui, riceviamo l'alimentazione che abbiamo bisogno. In Filippesi, capitolo 1, verso 11 dice così: leggiamolo: ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di se no, non portiamo frutto. Allora saremo ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Non c'è un altro alimentatore che tu possa portare frutti per la gloria di Dio, il frutto dello Spirito e frutti per la sua gloria, solo... Gesù, leggiamolo un'altra volta, segnati questi versi, nutriti della parola, essa ti dà indicazioni precise, anzi essendo profetica, ti indirizza verso il futuro eterno, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio dalla comunione che abbiamo con Lui. Pregherò, farò, dirò tutte chiacchiere. Dobbiamo restare così. Gesù stava parlando in Giovanni della vite dei tralci. Ora questo esempio ci aiuta a comprendere per portare frutto per ricevere i frutti, leggiamo Giovanni 15 da 1 a 5. Così questa immagine naturale ci fa comprendere che i tralci siamo noi, come questo dito su questa mano, si può muovere se è alimentata sopra la mano, se no diversamente questo, quante volte lo dico, questi semplici insegnamenti che sono semplici quelli di Gesù ci aiutano a non complicarci la vita dobbiamo riflettere ciò che leggiamo ciò che ascoltiamo e poi fare proprio così leggiamo come possiamo portare frutto io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo il proprietario Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota finché ne dia di più. Voi già siete puri a causa della parola che vi ho annunciata quando noi riceviamo la parola, la parola purifica il nostro cuore. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Tu dici ma io leggo, io faccio, io dico no. Leggiamo il verso 4 per cortesia. Io leggo, io poi faccio, io poi dico, io vado a messa, io vado al culto, io corro di qua, di là, io vado a... No, dimorate in me. E io dimorerò in voi come il tralcio. Non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure tu, io e quanti siamo se non dimoriamo in Cristo? Leggiamo il verso 5, lo ripeto: Io sono la vite, voi siete i tralci colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto perché ripetiamolo tutti impariamo la memoria e diciamolo più volte al giorno perché senza di me non potete fare nulla <ride> Noi possiamo essere ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria di Dio. Un altro metodo non funziona. Per Dio non funzionano perché Dio ha stabilito che è così. Lui è Dio, Lui è il padrone. Chi siamo noi? Chi sono io? Chi sei tu? Noi diciamo a lui no, faccio come voglio io. Vuol dire che abbiamo deciso che non vogliamo fare quello che dice lui. Noi siamo liberi, ci ha fatti liberi, però vuol dire che abbiamo deciso che non siamo d'accordo. E diciamo forse con la bocca, Signore, voglio fare la tua volontà, però questa è la sua volontà e noi facciamo la nostra e poi diciamo, Signore, voglio fare la tua volontà, ma stiamo scherzando. Che stiamo dicendo? Ma ci rendiamo conto. Ce ne sono tanti credenti così oggi. Con la bocca dicono Signore voglio fare la tua volontà. Quando leggiamo la sua parola che ci mostra la sua volontà, loro vogliono fare la loro. Allora non la vuoi fare. <ride> Signore aiutaci. La linfa di vita spirituale che procede da Gesù, come la vitale, come la vita dalla vite al tralcio, così lo Spirito Santo porta nutrimento al nostro spirito, alimento, sostanza spirituale che ci fa crescere spiritualmente. No, ma io poi faccio diversamente. Beh, ma tu puoi fare quello che vuoi. E io ti dico che dice il Signore. E sono convinto al mille per cento che questa è la verità, perché Gesù dice così. Egli prenderà del mio e lo trasferisce a voi. Gesù non è presente fisicamente, però ha stabilito. Che c'è l'alimentatore che si chiama Spirito Santo, la terza persona della Trinità, che fa, svolge questa funzione. Leggiamolo in Giovanni 16, 14. La linfa vitale, come passa dalla vita ai tralci per portare frutto. Così la linfa vitale tra, si trasferisce nella tua vita, nella mia vita, Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. La parola scende in noi, essa diventa sostanza, nutrimento e porta luce per il presente e per il futuro delle cose che devono avvenire. Perciò è profetica. Infatti nel verso 13 dice che lo Spirito Santo fa diventare la parola profetica. Quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Perché la parola di Dio è profetica? Perché ci annuncia le cose presenti che dobbiamo fare e quelle Future che stanno per arrivare. Si erge e ci parla come dobbiamo vivere oggi. Primo passo. E cosa abbiamo davanti? La sua parola è una luce al nostro piede, è una lampada al nostro piede. È una luce sul nostro sentiero, ci fa vedere a distanza e ci fa vedere dove dobbiamo mettere il prossimo passo. Diventa profetica perché Dio sa tutto. In Isaia 46, 10 abbiamo letto, lo vogliamo rileggere, così non perdiamo il filo. Io annuncio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose che non, non, ancora, non ancora avvenute. Io dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà. Poi ti dice, quando la parola del Signore vivificata dallo Spirito Santo come diventa profetica, dentro di noi come diventa profetica. Allora andiamo avanti insieme. Prima ti parla, poi un verso della Bibbia, la parola dentro di te ti dice, questo è un messaggio per la Chiesa lo devi dare alla chiesa. Quando io chiedo di che cosa devo parlare alle 10.30, durante la notte o la mattina presto, mi dice questo verso devi leggere e devi meditare. Tu comincia con questo verso e io ti do il resto. Quella è una parola profetica che viene al mio cuore per dirmi cosa devo dire, se no che vengo a dire. Ecco, diventa profetica dentro di me. Se tu vuoi sviluppare il tuo dono profetico, allora serve anche per te. Vuoi essere uno strumento nelle mani del Signore? Essa diventa profetica. Prima ti nutre e poi ti dà anche quella parte che tu devi proferire a coloro che ti circondano. Questo vuole dire quando dice che il seme dà cibo per il coltivatore e seme da seminare. Vedi questi piccoli esempi, tu li devi riflettere, vogliono dire proprio questo. Allora... Se tu vuoi sviluppare il dono profetico è facile. Questo è quel che serve per te. Poi ti dice: Questo messaggio, questa parola è per il fratello. C'è cioè Michele alla, alla, alla regia, mi dice: Questo messaggio è per il fratello Michele. Ora mi ha dato un mandato, che devo dire? Fratello Michele, questa parola è per te. Che cosa è profetica? Nella Chiesa ti può succedere questo. Lo Spirito Santo ti dice, prima di andare in Chiesa o quando sei in Chiesa, dice, questa parola è per questa Chiesa. Alzati, leggila. Tu ti alzi e dici, Signore mi fa sentire di leggere questa parola, poi dove va a cadere? Lo sa Dio, tu l'hai fatto. Se il tuo pastore è spirituale, capisce che c'è in te un dono. Se non è spirituale, o secondo lui, Avrà le sue ragioni. Non ti riceve come tale, perché ci possono essere altre cose. Tu sei parlo al femminile, ma è anche per il maschile. Tu sei una disordinata. Quando parli, il pastore non crede che il Signore si sta servendo di te, perché la tua vita non corrisponde. Ai parametri di una persona spirituale. Non gli ispiri fiducia, sei una che parli a vabbè, cioè parli senza senso, parli così a ruota libera, non sai che dici, e tu dici, ma il Signore mi parla, ma il Pastore non tiene conto che io sento. Nel cuore di parlare, da parte di Dio devi rettificare la tua vita, sorella. <ride> Perché lui ti vede eh, così, parli senza senso. E allora che cosa fa il pastore? Ti fa sedere, dici per piacere, sorella, siediti. Perché non ci sono i parametri dentro di te, non gli ispiri fiducia. Se invece vede che sei una persona consacrata, allora, allora, vedi quando tu cominci a sentire che il Signore ti parla e si vuole servire di te, devi cambiare il tuo modo di vita. Ciò che hai dentro si deve vedere fuori, se ne devono accorgere almeno il pastore se ne deve accorgere. Io avevo dei credenti che professavano di essere stati battezzati nello Spirito Santo, non so in quale chiesa erano andati. Io non ci ho mai creduto. E non gli ho detto mai non è vero, perché guai a dire non è vero. Però non era battezzata nello Spirito Santo, perché la sua vita non corrispondeva a ciò che diceva. Era tutto fumo e niente arrosto, di spiritualità non ce n'era. Ora il dono si deve sviluppare, deve crescere. Se tu ci tieni, allora ti cominci a consacrare, cominci a dare spazio allo Spirito Santo nella tua vita. Servire il Signore è una cosa seria, se vuoi essere amministratrice, amministratore dei doni spirituali, cominci a cambiare secondo lo Spirito vuole. Leggiamo insieme in Romani 12,1. Ti esorto dunque, fratello o sorella che tu sia, per la misericordia di Dio, se vuoi crescere spiritualmente, presenta il tuo corpo in sacrificio vivente. Santo, gradito a Dio, questo è il tuo culto spirituale. Cioè, stai più davanti a Dio che altrove, perché lo Spirito Santo martella, ti parla. Comincia il tuo culto spirituale, ti offri a Dio e offri te stesso, te stessa. Così si sviluppa in te la più alta forma di culto spirituale. Sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è... È il vostro culto spirituale se tu ci tieni a sviluppare il dono spirituale che il signore ha messo nella tua vita cominci a riformare il tuo modo di camminare col signore stai di più col signore ti sprechi meno il signore ti parla allora chi dirige la Chiesa si accorge che sei una persona consacrata, può cominciare a fidarsi di te. Allora puoi sviluppare il dono spirituale. Il Pastore, se è spirituale, ti comincia a curare e ti dà spazio. Se invece, invece non vede il cambiamento, non te lo dà uno secondo. Se il Pastore non è spirituale, hai sbagliato la Chiesa devi cercare, Signore, dove trovi un pastore che ti sappia curare per far crescere il dono che è in te, perché hai bisogno dell'autorità di un pastore per crescere. Non ti puoi autorizzare da sola o da solo, come molti oggi parlano, dicono, fanno e non hanno un'autorità spirituale sopra di loro. Signore, aiutaci la forma più alta di culto il signore gesù ha detto che colui che lo sostituisce lo spirito santo in giovanni 16:14 leggiamolo insieme ti annuncerà ti annuncerà qualcosa leggiamolo 16:14 egli mi glorificherà prenderà del mio e ve lo annuncerà. Annuncerà. Che cosa ci annuncia? Ci annuncia quello che annunciava Gesù. Non si sposta. Che annunciava Gesù? Un giorno ebbe un incontro con una donna samaritana anche i samaritani aspettavano il messia perché c'era una mescolanza e aspettavano pure loro il messia quando Gesù gli parlò che c'era qualcosa da cambiare nella sua vita e gli parlava al cuore la donna disse quando verrà il messia egli ci annuncerà ogni cosa che cosa ci annuncia lo Spirito Santo? Quello che annunciava Gesù. Leggiamo nel verso 25 e guardiamo che cosa annunciava Gesù. Se' <ride> bello, Signore, ti amiamo. La donna gli disse, io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa, cioè ci darà la guida di come dobbiamo adorare, come fare un culto ad alto livello. Come abbiamo letto lì, il culto spirituale nel capitolo 12 verso 1 di Romani dice così, gradito a Dio questo è il vostro culto spirituale, cioè la forma più alta di culto è quello spirituale e noi ci dedichiamo a dare spazio allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci annuncia quello che annunciava Gesù, Gesù annunciava alla donna, sono io il Messia. Io che ti parlo. E che cosa annunciò? Leggiamo nel verso 24, cioè, qual è la più alta forma del, del culto spirituale? Lo Spirito Santo ti dice: Dio è Spirito, e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in Spirito e Verità. Qual è la forma più alta di, di adorazione che un credente può avere verso Dio che è spirito? Adorarlo in spirito e verità, avere comunione col nostro spirito che si eleva, che viene toccato dal suo Santo Spirito che scende dentro di noi. Questa è la più alta forma che Gesù dice, che ci annuncia che ha annunciato alla Samaritana e che lo Spirito Santo ci dice, che ci annuncia ciò che Gesù ha annunciato quando era in missione sul pianeta Terra. Bisogna che tu adori in questo modo, sorella, fratello, chiunque tu sia. Devi adorare Dio in questo modo, questo è il più alto livello di culto spirituale. Questo è il vostro culto spirituale, santo, gradito a Dio. Dio gradisce questo culto spirituale. Infatti, Gesù, adorino in spirito e verità. Questo è il modo di sviluppare i doni spirituali. Dobbiamo essere d'accordo con lo Spirito Santo per sviluppare i doni spirituali. Se non siamo d'accordo con lo Spirito Santo, come facciamo a sviluppare i doni spirituali? In mezzo all'idolatria non si sviluppa, ci sono molti inchini da fare oltre a Dio e Dio è geloso. Ora ti voglio dare un parametro molto importante. Molte volte lo Spirito Santo nella Chiesa romana ha prodotto dei gruppi che si chiamano carismatici, che ha iniziato un'opera. Questa opera proviene dallo Spirito Santo, ma nessuna si è sviluppata come lo Spirito Santo voleva. Sai perché? Molti anni fa, mio padre sentì che a potenza a pochi distanze, distanti da noi 40 km da qui, c'era un gruppo di carismatici che erano spirituali. Disse "Io devo andare perché io sono pentecostale, lo Spirito Santo mi ha battezzato, aveva qualche dono spirituale che si manifestava, ogni tanto era pastore, devo andare perché lì quando arrivò lì Trovò quel gruppo pieno di idolatria. Mm. Tornò. Disse: Quello non funzionerà. Ho detto perché È il prodotto che lo produce lo Spirito Santo? No. Lo Spirito Santo non si mette in contrasto con ciò che Dio dice. Dio dice nella sua parola, nei comandamenti: ed è questo, non è solo un comandamento, è dottrina, perché quando una, un passaggio c'è scritto più di tre volte nella Bibbia, allora diventa dottrina. Il fatto che non bisogna adorare gli idoli non c'è scritto solo nei comandamenti, c'è scritto non tre volte, ma tremila volte nella Bibbia. E noi siamo testardi. Dio dice nel capitolo 20 verso 5 dell'Esodo dove sono i comandamenti, dice non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io, il Signore, il tuo Dio sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Dio dice io sono un Dio geloso, ho detto quando ci sono le statue, le immagini, possono essere belle le tue madonnine e tutto quello che tu sei, ma io ti devo dichiarare ciò che dice Dio questa mattina. Dio dichiara di essere geloso e tu se vuoi crescere spiritualmente devi avere comunione solo con lui. Perché nel verso 24 Gesù dice di Giovanni 4,24, leggiamo per cortesia, perché se no qui non sappiamo. Dio è Spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Questo è il più alto livello di adorazione che possiamo avere. Noi credenti nel Signore Gesù Cristo. Ci sono molti inchini dove c'è l'idolatria. Quando si tratta di essere geloso, non so se sei signorina, signore, giovanotto, sposata o anziano, ti posso fare una domanda. Se tu vai al ristorante, tu sei donna e vedi tuo marito che continua ad avere gli occhi sulla cameriera ogni volta non ti dà retta perché sei seduta allo stesso tavolo, ma lui continua a guardare le gambe, il petto, la faccia, il viso costantemente della cameriera. Che effetto ti fa, sorella? Ci vai più in quel ristorante? Fratello, ti voglio fare un'altra domanda. Dio dice di essere geloso. Se tu vai a mangiare nel ristorante e c'è un bel cameriere, fatto bene come hai fatto la Madonnina o Padre Pio, chiunque tu sia, li vedi belli con gli occhi tuoi. E mentre stai onorando Dio, facendo un alto livello di adorazione spirituale, e ti rivolgi un poco a tutte quelle statuette. Quando che tu vai a mangiare al ristorante e tua moglie mette gli occhi addosso al cameriere state mangiando insieme ti stai nutrendo insieme con tua moglie però lei non stacca gli occhi dal cameriere lo guarda dalla testa ai piedi se lo mangia con gli occhi tu ci vai più in quel ristorante io no. Quando lo Spirito Santo comincia un'opera nella tua vita e tu non lasci quel sistema, lo Spirito Santo ti abbandona, non viene più, puoi essere, puoi pensare tutto quello che vuoi. Infatti quante volte lo Spirito Santo ha iniziato nella Chiesa romana. Sviluppi di carismatici che si sono messi insieme oggi avremmo dovuto vedere l'Italia trasformata perché è una grande misura è la Chiesa di Stato, dove sono tutti i cattolici. Potremmo vedere un grande risveglio, invece non ce n'è uno che funziona. Sai perché? Perché lo Spirito Santo non partecipa in quell'opera. Quello è un'adorazione ai demoni, dice San Paolo. E Dio non può benedire perché se no contraddice quello che ha detto. Rileggiamo per cortesia il comandamento nel capitolo 20, verso 5. La scrittura dice, Dio non può mai benedire ciò che lui proibisce, non ti prostrare davanti a loro e non li servire perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Aiutaci Signore questa mattina. Che cosa ha detto Gesù che dobbiamo fare? Lo Spirito Santo ti annuncia quello che dice Gesù dopo la sua venuta e l'ora dello Spirito e dei doni dello Spirito. Perciò bisogna, leggiamo Giovanni 4,23, questo è il livello di adorazione che noi credenti dobbiamo avere. Leggiamolo. Ora viviamo nel tempo, nell'ora dello Spirito dopo la venuta di Cristo. L'ora viene, anzi è già venuta perché Cristo è venuto, ha portato a destinazione l'opera di salvezza attraverso la croce e la risurrezione ed è seduto alla destra di Dio. Ora i veri adoratori adoreranno il Padre in Spirito e in verità, poiché il Padre cerca... Tali adoratori, tutto quello che tu fai diverso non è conforme a ciò che Dio dice, perciò lo sviluppo spirituale nella tua vita non cresce mai, mai, mai. Tante volte sono sorti carismatici nella Chiesa di Roma, tanti gruppi, ma questo dice il Signore oggi. Rileggiamo Romani 12,1 Signore aiutaci in questo giorno Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente Santo, gradito a Dio, questo e' il vostro culto spirituale, il più alto livello di, di culto spirituale. Leggiamo al verso 2, così comprendiamo, non ti devi conformare. Non conformatevi al sistema mondo, al sistema idolatrico, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio e la stiamo conoscendo, la buona, gradita e perfetta volontà. Non ti devi conformare al sistema non solo cattolico, ma... In tutte le formule che si oppongono alla guida dello Spirito Santo devi essere rinnovata, rinnovato dallo Spirito Santo. Non ti vuoi, rimuovere secondo la guida dello Spirito, non ti vuoi muovere secondo la guida dello Spirito Santo? Hai già scelto. Ci hai rinunciato e per questo non c'è un gruppo carismatico in Italia tra i cattolici che suscita un risveglio nella nazione, nella, nella chiesa dove si trova. Bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini, fratelli. Vuol dire che hai rinunciato. Se tu non ti conformi... Alle nuove regole dello spirito e ti conformi come eri prima, hai già rinunciato a vedere lo sviluppo della tua vita spirituale. Hai rinunciato, sei un'ipocrita, con la bocca dice che vuoi fare ciò che dice Dio e col cuore non è così. Gesù ha detto: Nessuno. Quando Gesù dice nessuno, vuol dire nessuno. In Matteo 16, 9 c'è qualcosa di molto bello che dice il Signore. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore. Il Signore non vuole rattoppare la tua vita. Ora sei in Cristo. Se lo Spirito Santo comincia a portare una fermentazione dentro di te, lo Spirito Santo ha iniziato questa opera, o se ora sei una nuova creatura. Se senti che ti parla, che ti sveglia, che ti fa sognare, che ti benedice e che comincia ad operare nella tua vita perché la fermentazione spirituale porta questo cambiamento nella vita, allora devi decidere perché ora non sei più una religiosa o un religioso nel capitolo 5 della seconda epistola ai Corinzi dice che sei in Cristo, sei una nuova creazione, sei un nuo una nuova creatura, è una riforma totale che deve avvenire nella tua vita attraverso la presenza dello Spirito Santo dentro di te. Se dunque uno è in Cristo non nella religione. Egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Quindi da ora in poi, San Paolo lo dice nel verso 16, non conosciamo più nessuno secondo le regole umane. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo, perché sicuramente lo aveva, ne aveva sentito parlare Paolo, da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Cioè, quindi da ora in poi non devi valutare le cose dal punto di vista umano. Abbiamo il bellissimo esempio di Samuele. Primo Samuele 16,7: anche quel profeta si era sbagliato, ma dovette adattare la sua andata a casa di Isai per fare non come vedeva lui, ma come vedeva Dio. Secondo lui, i figli di Isai erano quelli che erano lì presenti, ma per Dio no. Leggiamolo insieme, così ricordiamo che noi dobbiamo adattare ora la nostra vita alla guida dello Spirito Santo. Ma il Signore disse a Samuele, e oggi dice a te: Non badare alle cose che <ride> vedi con gli occhi, comincia a seguire ciò che dice Dio. Perché io l'ho scartato, infatti. Infatti, il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il, guarda il cuore. Guarda dal punto di vista spirituale. C'è il bellissimo esempio di Paolo che vedeva secondo il sistema religioso e uccideva i cristiani. Ma nel capitolo 3... Questo è l'esempio più importante, perciò lui dice non più secondo l'uomo ma secondo la parte spirituale, perché lui ha avuto un incontro col Signore. Leggiamo dal verso 3 del capitolo 9 fino al verso 6 e questo è l'esempio che serve a te oggi. Devi dipendere dal Signore Gesù. Quello che dice lui, quella è legge per te, tutto il resto non serve a niente. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo: Se Cristo ha incominciato a, a illuminare la tua vita spirituale. Eccoci qua, ci siamo. E caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E gli domandò: Chi sei, signore? E il signore. Io sono Gesù che tu perseguiti. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Se tu hai avuto un incontro, un incontro con Cristo, che è iniziata la fermentazione spirituale nella tua vita, che il tuo cuore... Preso dallo Spirito Santo che ti comincia a parlare, senti quella virtù che si muove dentro di te e senti che lo Spirito Santo ti parla, senti che veramente questa fermentazione aumenta. La notte sogni, i messaggi ti arrivano chiari, e ora che chiudi la pagina con il vecchio e cominci a seguire il Signore Gesù. Così fece Paolo e così devi fare anche tu, così dobbiamo fare. Paolo ci fu un cambiamento, Paolo doveva essere il prossimo Gamaliele, non solo nella tua chiesa, puoi essere quella che canti nel coro, che fai questo, fai quello, nella denominazione dove sei, non sei sicuramente al di sopra delle prospettive che Paolo aveva nella sua vita, ma quando incontrò Gesù, 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 ti devi fidare di Lui, devi seguire Lui e la sua parola. Anche oggi il Signore ci ha parlato, lo vogliamo ringraziare. Ora la scelta è tua, vuoi seguire la tua religione, vuol dire che stai rinunciando a Cristo. Io non ti dico lascia la tua e entra nella mia, io sono solo, non ho, non ho neppure lo spazio. Se tu dici veniamo, non puoi neppure venire. È la mia missione è, è la, la mia parrocchia, è il mondo, tu sei inclusa in questi perché Cristo mi ha chiamato a fare questo. Non sto tirando acqua al mio mulino, ti sto dicendo che dice Gesù, io il mulino non ce l'ho. A Dio sia la gloria, sono senza mulino. Perciò Cristo deve essere colui che ti deve guidare. Se è iniziata la fermentazione spirituale, non fare la fine di tanti gruppi carismatici in Italia che sono stati chiusi tutti, perché lo Spirito Santo non condivide ciò che Dio proibisce se Dio proibisce una cosa lo Spirito Santo che è Dio la terza persona della Trinità può partecipare dove Dio dice che lui non è d'accordo ti tagli ti, 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 ti tagli da sola ti tagli da solo la possibilità di servire Dio veramente perché Dio inizia sempre un'opera e io eh, da quando siamo qui e io vedo cambiamenti nelle persone, sacrestani, figli di sacrestani, sacerdoti che il Signore li cambia e che testimoniano. Ma ora bisogna dare, dare una svolta, non possiamo seguire D e Mamona o le, le vecchie abitudini. Dice che ci vuole un vestito nuovo, non dobbiamo rattoppare, perché se no non andiamo da nessuna parte. Cheghiamo il Signore. E poi il Signore ti guida, parla con lui ora perché lo Spirito Santo continuerà a parlare al tuo cuore. Signore ti ringraziamo per la tua parola, ti prego per la sorella, per il fratello che sono di fronte ad una scelta che lo Spirito Santo sta parlando. Spirito Santo di Dio continua, porta a destinazione l'opera che devi fare. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.